Fratelli e sorelle carissimi, siamo al termine di questo anno 2021, un anno certamente non facile, un anno che ancora si presenta con tante difficoltà, tante sofferenze per questa pandemia che sta flagellando il mondo. Al termine di questo anno vogliamo vivere quest'ora di adorazione per affidarci alla misericordia infinita di Dio, per chiedere la grazia di poter vincere questo male oscuro che ha messo l'umanità in ginocchio e perché abbiamo la capacità, illuminati dallo Spirito Santo, di cogliere quello che il Signore vuole dirci attraverso questa esperienza dolorosa, che è certamente un invito alla conversione, al ritorno a Dio. Vogliamo pregare in questa Eucaristia, in questa ora di adorazione, per tutti gli ammalati, tutte le persone che vivono situazioni di sofferenza, di precarietà sul lavoro, di difficoltà familiare, tante sofferenze di cui l'umanità è segnata profondamente. Vogliamo anche lodare ovviamente il Signore per tutti i benefici che ci ha elargito nell'arco di questo anno che volge al suo termine. Lo ringraziamo anzitutto noi del dono della vita che ci ha conservato nonostante le nostre miserie e i nostri peccati. E vogliamo chiedere perdono di tutte le nostre mancanze, mancanze di corrispondenza alla grazia divina, i nostri peccati, miserie. Vogliamo lodare il Signore per il dono della fede, per il dono della Chiesa, dei sacramenti, del perdono dei nostri peccati, del dono dell'Eucaristia in modo particolare. Vogliamo ora trascorrere alcuni istanti in silenzio dinanzi al Signore.